chiamo Gaetano Zanni, sono un osteopata, insegno yoga, sono maestro di yoga, ho una scuola di formazione professionale per insegnanti di yoga. Mi sono formato come osteopata facendo l'iter precedente come master fisioterapista già da 15 anni più o meno, ed altrettanti pratico. Pratico yoga per me da 25 anni e lo insegno grosso modo da 20. Il binomio fra osteopatia e yoga mi è nato dall'aver letto attraverso gli studi anatomici cosa si può fare attraverso un movimento biomeccanico, che lo yoga aveva già insito in quello che è un progetto che ha 4.000 anni. Quindi l'unione tra l'osteopatia e la pratica yogica è per me fondamentale per creare un equilibrio ancora più importante rispetto a quello che un osteopata può creare su un lettino con un paziente passivo. La pratica yogica chiaramente attiva, educa le persone alla conoscenza corporea, al respiro, alle percezioni, allo stare, alla presenza, alla non velocità, a rallentare quello che è la frenesia, che voglio dire, è banale dire, ma tutti abbiamo. E diciamo che le due discipline si completano in modo assoluto, senza nessun tipo di controindicazione particolare. Io consiglierei lo yoga rispetto a patologie anche degenerative che si possono trattare in modo ovviamente legato allo star bene nel momento in cui le persone vengono da me, perché attraverso l'osteopatia si ricrea semplicemente un segnale che il nostro corpo ha già insito, ma che per tanti motivi, o degenerativi o patologici o meno, viene essere spento. L'osteopatia non cura, l'osteopatia mette in condizione un corpo umano di potersi lentamente riavviare, riprendere, attraverso delle metodiche molto semplici, non invasive, non cruente. È ovvio che tutto è associato laddove c'è una patologia importante, su quello che è una struttura medicale di base che è necessaria laddove il corpo ne ha richiesto, il paziente ne ha richiesto. L'osteopata va ad integrare un progetto che a livello farmacologico, terapeutico, medico può già essere presente. L'osteopata non fa altro che prendere in carico una persona, valutarla e vedere quali sono le situazioni di restrizione, di blocco in tutto il corpo, indipendentemente da come la persona o da cosa mi porta in studio. Perché si può consigliare yoga e osteopatia a una persona che ha una problematica degenerativa, anche patologica? Diciamo che, come detto prima, sono discipline che si completano e si mettono in diretta relazione in modo assoluto. Una persona che viene dall'osteopata o va dall'osteopata viene presa in carico per una gestione di un problema legato al dolore, legato al fastidio, legato all'immobilità. L'osteopata non fa altro che creare attraverso metodiche molto dolci e progressive un'apertura, uno spazio che nel corpo è venuto a cessare per tanti motivi, in questo caso patologici e o degenerativi, lavorando col paziente in modo passivo, dandogli un segnale che il corpo poi rielaborerà nel tempo. La pratica yogica non fa altro che andare ad integrare in modo attivo, a livello motorio, funzionale, percettivo, della presenza, ciò che l'osteopatia può avere fatto, quindi il continuum è assoluto. E nel tempo, come dicevo prima, c'è proprio la correlazione assoluta tra un lavoro osteopatico su un paziente passivo e il lavoro yogico insegnato a un allievo in sala che può, attraverso chi gli insegna, acquisire veramente capacità motorie nuove, inespresse, perché il corpo ovviamente si è messo in restrizione, in barriera protettiva. Perché è importante poter aiutare un paziente, una persona che è soggetta a una malattia degenerativa polmonare come può essere la fibrosi polmonare idiopatica, sia a livello osteopatico che a livello yogico? La relazione è molto semplice: a livello osteopatico non si fa altro che ricreare una condizione di mobilità, di libertà, di spazio in tutti i volumi in cui ovviamente il polmone malato o sofferente può non trovare più il suo senso di funzionamento. Non si ha pretesa di curare la patologia nel modo più assoluto, perché credo che unirla a una condizione medica assolutamente importante, medicale, monitorata con i valori medicali, possa dare giovamento alla mobilità di quello che è tutto l'elemento cassa toracica rispetto ai polmoni. La pratica yogica implementa semplicemente quello che viene fatto passivamente dall'osteopata, perché ti educa al movimento articolare della cassa toracica, delle frequenze respiratorie, della capacità di poter respirare in un modo conforme alle proprie singole capacità, con o senza respiratore. C'è proprio la capacità di educare le persone ad avere un'autogestione, un autocontrollo del loro essere in quel momento lì, senza avere pretese ulteriori, ma
dandogli la capacità di essere sicuri che ciò che stanno facendo come espressione respiratoria possa essere al massimo. E questo crea, attraverso l'osteopatia e lo yoga, sicuramente una capacità delle persone soggette appunto alla patologia di cui stiamo parlando, la fibrosi polmonare idiopatica, ovviamente un miglioramento sostanziale di quello che è la capacità respiratoria, della mancanza di aria, del vuoto che si crea quando l'aria non arriva, della paura, del panico. Nel tempo mi sono reso conto che era importante dare modo a chi potesse avere certe situazioni patologiche di poter avere dei servizi più importanti e più approfonditi. Quindi mi sono relazionato, o per via traverso, o per fortuna, perché sono miei pazienti, con alcune figure che sono responsabili di alcune associazioni importanti sul modo di volontariato, AMA, una figura di Rosalba Mele, che mi ha dato questa grossa opportunità di poter integrarmi in un percorso di lavoro, di equipe, eventualmente a livello osteopatico, perché no a livello yogico, per ricreare una condizione. In più collaboro con l'associazione Angela Serra per il discorso oncologico, con la senologia, gestisco tutte le loro pazienti senologiche nel post, nel pre, nel durante, collaborando con lo staff medico, con il professor Tazzioli e con tutta l'equipe dei psicologi che gestiscono la senologia di Modena. Il lavorare con associazioni di volontariato accresce, sembra banale dirlo, sembra scontato, ma io mi rendo conto come, facendo veramente poco, perché devo essere onesto con me stesso, poco per pazienti che hanno veramente necessità di tanto, dà loro tanto. Quindi non c'è bisogno di fare chissà cosa, basta veramente dargli delle minime capacità rispetto alle loro impotenze funzionali, respiratorie, motori, articolari, su quello che è un intervento chirurgico al seno, eccetera, per ricreare veramente un progetto di benessere, di star bene. Fermo restando la non presunzione di curare nulla, ma si cerca di creare una sorta di sto meglio, facciamo stare meglio le persone, cerchiamo insieme a tutto lo staff che può aiutare, medici, paramedici, eccetera, eccetera, le persone che hanno problematiche di questo tipo, importanti, degenerative, fibrotiche polmonari, oncologiche, pre, post, durante, eventi chemioterapici, eccetera, a stare semplicemente meglio, proprio con molta semplicità e naturalezza. Spesso durante le mie pratiche yogiche, durante i miei insegnamenti, sia ai miei allievi intesi come miei clienti, sia ai miei allievi intesi come futuri insegnanti, dico questa frase: less is more, fare poco è sufficiente. Laddove fare poco percepito e soprattutto conosciuto, soprattutto educando le persone a capire cosa noi stiamo esprimendo, dà un risultato veramente oltre quello che è il pensare che facendo tanto do tanto e ottengo tanto. Quindi sempre, forever less is more.